Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione numero 75 del diritto in pillole. Oggi parliamo delle istituzioni dell'Unione Europea. Partiamo dal Parlamento europeo, ha sede a Strasburgo in Francia, ma anche a Bruxelles in Belgio per le commissioni e i gruppi politici. La sede del segretario generale è a Lussemburgo. Il presidente David Sassoli, che resterà in carica fino a dicembre del 2021, eccolo in foto. I compiti del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è l'espressione della volontà dei popoli dell'Unione, ha funzione legislativa, partecipa all'iter legislativo degli atti comunitari, approva il bilancio insieme al Consiglio e ne controlla l'esecuzione. Esercita anche un controllo sulle politiche comunitarie. È composto da 754 rappresentanti dei popoli degli Stati membri e durano in carica 5 anni. Sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini. Le commissioni, all'interno del Parlamento ci sono le commissioni competenti per materia e in totale sono 20. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta quando i voti favorevoli sono più degli sfavorevoli. Ebbene, parliamo anche della funzione di controllo democratico sulle altre istituzioni europee. I membri della Commissione europea vengono designati dai governi, ma la loro nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo, che li esamina tramite colloquio e poi vota. Anche quando il Consiglio europeo nomina l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, è necessario il consenso del Parlamento europeo. Inoltre, esamina le petizioni presentate dai cittadini dell'Unione europea. Passiamo all'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Joseph Borrell, fino al 2024, eccolo in foto. I compiti: guidare la politica estera europea, è vicepresidente della Commissione europea, conduce il dialogo politico con i paesi terzi, esprime la posizione dell'Unione europea nelle organizzazioni internazionali, in poche parole il portavoce. Ha la presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari esteri. Il Consiglio europeo ha sede a Bruxelles, in Belgio. Il presidente è Charles Michel fino al 31 maggio del 2022, eccolo in foto. I compiti: è un organo di massima rappresentatività dell'Unione europea, di indirizzo politico, formula direttive al Consiglio e alla Commissione europea, ma non può adottare atti vincolanti. È composto di tutti i capi di Stato, di governo e i ministri degli esteri degli Stati dell'Unione europea, presidente della Commissione europea e anche il Presidente del Consiglio europeo. Partecipa ai lavori anche l'alto rappresentante per gli affari esteri. Il Consiglio dei Ministri ha sede a Bruxelles, in Belgio, e la presidenza è a rotazione ogni 6 mesi. Adesso c'è la Croazia fino appunto a giugno del 2020, fino a fine mese. I compiti: rappresenta gli Stati membri, funzioni legislative e di bilancio insieme al Parlamento europeo, definisce e coordina le politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea, adotta gli atti normativi e ratifica i trattati e gli accordi. È composto dei ministri di ciascun Stato dell'Unione europea a seconda dell'oggetto della discussione. La Commissione europea ha sede a Bruxelles, in Belgio. Il presidente è Ursula von der Leyen fino al 31 ottobre del 2024, eccolo in foto. I compiti: ha funzioni di iniziativa legislativa, di bilancio dell'Unione europea, fondi strutturali, difesa e anche esecutiva, vigila sull'applicazione e sul rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. Infatti si dice che è custode dei trattati. In caso di inadempienza da parte di uno Stato membro, avvia una procedura di infrazione in seguito alla quale c'è il giudizio della Corte di giustizia. È responsabile nei confronti del Parlamento, che può obbligarla a presentare le dimissioni. È composto di 27 membri, un commissario per ogni Stato membro e dura in carica 5 anni. La Banca Centrale Europea ha sede a Francoforte in Germania. Il presidente è Christine Lagarde dal 2019 per 8 anni. Eccola in foto. I compiti: è autorità indipendente, è il centro dell'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea e il vertice anche del Sistema Europeo delle Banche Centrali.
Definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Unione Europea e ha come obiettivo fondamentale la stabilità dei prezzi nei paesi dell'Eurolandia, controllando la quantità di moneta in circolazione, l'andamento dei prezzi e fissando i tassi di interesse. Quindi possiamo dire che autorizza l'emissione delle banconote all'interno dell'Unione Europea, mentre il conio e l'emissione di monete spettano ai singoli Stati membri. Gestisce le riserve di valuta estera degli stati membri, cioè i depositi di moneta estera, che servono di appoggio alla moneta locale quando è a rischio svalutazione. La Corte dei Conti europea ha sede a Lussemburgo, il presidente Klaus Heiner-Lehne, al secondo mandato a settembre del 2019, il suo mandato dura 3 anni. Eccolo in foto. I compiti: il controllo della regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione europea. È composto di un membro per ogni Stato dell'Unione europea, durano in carica 6 anni e sono rieleggibili. E infine vediamo il mediatore europeo. Il mediatore europeo è una figura che indaga sulle denunce presentate dai cittadini dell'Unione Europea e delle imprese contro istituzioni, organi, uffici, agenzie dell'Unione Europea, cioè funge da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee in caso di cattiva amministrazione. E anche il Garante europeo della protezione dei dati, un'altra figura importante, che assicura che tutte le istituzioni dell'Unione europea rispettino il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali. La Corte di giustizia europea ha sede a Lussemburgo, il presidente Koen Lenaert, belga. Eccolo in foto. I compiti: far rispettare il diritto comunitario contenuto negli atti, nei trattati, nei regolamenti, nelle decisioni e controlla che non siano contrari ai diritti fondamentali. Assicura un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. È composto da un giudice per ogni Stato membro e 8 avvocati generali nominati dagli Stati membri per 6 anni. Ebbene, nella Corte di Giustizia europea vige il doppio grado di giurisdizione, cioè la Corte di Giustizia e il Tribunale insieme. Le sentenze del Tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia e sono formati naturalmente sia la Corte di Giustizia che il Tribunale da giudici e avvocati in carica per 6 anni, il cui compito, diciamo la cui carica, è rinnovabile. E infine la Banca Europea degli Investimenti, che è stata istituita nel 1958 con sede a Lussemburgo. E i compiti sono quello di erogare finanziamenti con un tasso molto basso a lungo termine per la realizzazione di progetti connessi con gli obiettivi dell'Unione, al fine di contribuire allo sviluppo stabile ed equilibrato del mercato. Si rivolge a precisi soggetti, dalle grandi aziende alle piccole imprese. I settori di intervento sono, nello specifico, lo sviluppo regionale, le reti transeuropee di trasporto, lo sviluppo delle telecomunicazioni del settore dell'energia, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente, la salute e l'istruzione. La Banca Europea degli Investimenti ha delle condizioni per ottenere un finanziamento. In primo luogo, i progetti devono essere conformi agli obiettivi europei e inoltre il progetto deve avere una certa plausibilità economica. È da notare che i capitali erogati dalla Banca Europea degli Investimenti provengono dagli Stati membri e dai debiti contratti sui mercati finanziari e devono essere sempre restituiti. La Banca Europea degli Investimenti non presta più del 50% del costo di investimento del progetto. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.